passione per il motorsport è nata grazie a mio nonno. Quando mio papà mi ha messo sul primo kart. A 15 anni mio papà mi ha portato a vedere una gara della Le Mans Series. Smontando motorini in garage con un amico. Smontato, rimontato, distrutto. Mio padre mi ha sempre insegnato a disegnare le macchine, a immaginarle, a costruirle. La mia passione per il motorsport nasce nel Tempio della Velocità a Monza. L'MTS è il risultato di una grande passione, è nata per rendere i sogni concreti. Mi piace dirlo perché diamo la possibilità ai nostri ragazzi di intraprendere un percorso formativo d'eccellenza che li porterà poi a contatto diretto con le squadre e quindi faranno proprio della loro passione il loro futuro. Il corso di meccanica base è destinato a chi non ha nessuna esperienza di meccanica, quindi a tutti gli appassionati che poi sognano un giorno di entrare nel racing o anche chi vuole semplicemente aprirsi una propria officina. Ho deciso di partecipare al corso base MTS per avere una base della meccanica che la scuola non ha potuto darmi e magari lavorare un giorno con la mia passione che è quella dei motori. Il mio sogno sarebbe quello di diventare un meccanico di auto da corsa. Per entrare al corso Racing Moto. Volevo imparare questo mestiere e mi è sembrata la scuola migliore per farlo. L'MTS mi occupo del corso base, di tutta la parte teorica e anche della parte pratica. Io sono anche un ex studente di MTS, ho fatto il corso racing nel secondo anno di esistenza di MTS e adesso sono passato a fare docenza ai ragazzi che vogliono fare lo stesso percorso. Io faccio il meccanico di moto, una cucina per conto mio, ho lavorato 11 anni per BMW Motorrad, prettamente moto, prettamente BMW, ma due ruote. Seguo sia le auto che le moto. Per quanto riguarda le moto, soprattutto quello che riguarda le sospensioni, il telaio, le geometrie, tra le auto un po' tutto. Nel senso sia dalla meccanica pura, quindi la ipotesi della scomposizione di un ammortizzatore piuttosto che la fasatura della distribuzione, ma anche di parti elettriche ed elettroniche, quindi alternatori, motori in avviamento, diagnosi. La lezione che mi è piaciuta di più è stata quella sulla sovralimentazione. Chiaramente quando si parla di potenza un ragazzo della mia età è sempre attirato. I turbo, i compressori sono calamite per me. Non ho mai potuto imparare così tante cose da persone così preparate e anche con un background che comunque è tanta roba. Cosa più bella di MTS, secondo me, è il team che c'è nella squadra. È un bel team, è un team dove ti senti comunque parte di una famiglia, secondo me. Il corso per meccanici motorracing è un corso da 160 ore in autodromo a Monza, si svolge nei weekend per permettere anche a chi lavora e chi studia di frequentare, è un corso che permette a chi partecipa di poter andare a lavorare nei team, infatti centinaia dei nostri studenti lavorano oggi in team di diverse categorie. I docenti sono tutti professionisti con un differente background. In MTS sono il coordinatore del corso moto, mi occupo di tutte le attività che si svolgono nel box. Dalla ciclistica, al motore, all'elettronica. Si parla del motore a 360 gradi, da come è fatta la fase, da come è fatto l'alesaggio, da come è fatto il cambio, da come funziona la frizione. La differenza di un ammortizzatore o di una forcella, come funziona e come viene regolata. Sulla ciclistica i ragazzi svolgono delle operazioni di manutenzione, di spurgo, e di controllo dell'impianto frenante. Con la ricerca della perfezione vera come c'è nel racing, che però chi ha la passione vera. Per cui metodologie di lavoro completamente diverse dal meccanico di casa che fa i tagliandi. Abbiamo avuto anche ospiti esterni, dall'ingegnere elettronico HRC al responsabile Brembo.
poi con la grande esperienza dei nostri insegnanti abbiamo visto come vengono approcciati questi discorsi in pista. Al termine del corso viene stilata una graduatoria. I migliori studenti possono partecipare ad un training on the job presso team di fama nazionale e internazionale. Le sinergie con i nostri partner ci permettono di dare ancora più valore ai nostri corsi. Infatti Total permetterà a un nostro studente selezionato già dal corso base di poter fare un tirocinio da Gresini se nella graduatoria finale arriverà tra i primi 10. Corso Auto Racing è un corso destinato a tutti gli appassionati di motorsport che hanno già un minimo di esperienza di lavoro sulle autovetture. Per accedere è necessario partecipare a una selezione all'autodromo di Monza, infatti il corso è a numero chiuso. Io penso che più uno conosce la totalità della macchina e più riesce magari a fare meglio una cosa nello specifico. Togliendo tutto quello che è il superfluo, ma concentrandosi sulla potenza, la prestazione, il controllo e la sicurezza. Tutte quelle cose che riguardano la tecnica, l'assetto della vettura e l'esperienza con il pilota, diciamo, il dialogo con il pilota e con i meccanici. L'auto ufficiale della MTS è una Formula Abarth, è una vettura che conosco molto bene in quanto ho vinto il campionato nel 2013 e quindi anche ritrovarmi su quell'auto mi ha reso tutto un po' più semplice. Andare in pista è stato molto interessante perché ci ha permesso di toccare con mano quello che abbiamo avuto modo di affrontare in aula sporcandoci le mani. La cosa più bella del corso racing sono le macchine fighissime. Abbiamo fatto tutte le varie casistiche, eccetera, abbiamo fatto setup, set down, è stata veramente una bella emozione. La macchina che arriva lì dal pit lane e si interviene lì e tutta l'ansia che viene scaricata sulla macchina. I nostri docenti hanno un'esperienza tutto tondo, partendo dalla Formula 1, passando ai rally, alle endurance, GT, quindi tutte le tipologie principali di campionati. Ho fatto per tanti anni di Formula 3000, poi ho fatto sport, prototipi, quasi tutte le categorie le ho girate. Ho avuto l'onore e il privilegio di lavorare sia con Schumacher che con Barrichello, con Irvine. Erano anni che la Ferrari non riusciva a vincere il campionato e finalmente siamo riusciti noi nel 99, primo anno con i costruttori e poi via via abbiamo vinto con i piloti. Con la Yamaha Factory Racing nel mondiale di MotoGP come motorista abbiamo vinto un mondiale con Valentino Rossi già al primo anno di Yamaha. Quindi con l'entusiasmo che io ho iniziato a fare questo lavoro lo voglio trasmettere anche ai ragazzi perché è stato bello e ancora tuttora è bello. Vedo che ci sono nuove realtà che si affacciano sul mercato del motorsport. Tanta gente mi ferma, dei team manager che sono contenti del lavoro che fanno i ragazzi, è la più grossa soddisfazione. Al termine dei corsi i migliori studenti possono andare a lavorare nei team attraverso un training on the job che li porterà poi verso la loro futura carriera nel motorsport. Oltre ai corsi per meccanici abbiamo due corsi per ingegneri, uno per i data engineer, cioè coloro che si occupano della telemetria, e uno per il race engineer, cioè la persona che si occupa delle decisioni di setup, parlare col pilota e coordinare, prendere le decisioni strategiche di gara. Io sono studente di ingegneria meccanica, siccome comunque questi due anni di ingegneria solamente uno studio centrato comunque sulla matematica e fisica, volevo anche un'apertura mentale dal punto di vista pratico.
È un percorso molto interessante che unisce pratica, teorie, molte figure anche importanti, ingegneri e poi un bel gruppo di lavoro assieme agli altri ragazzi. E abbiamo seguito, oltre che le varie lezioni con varie personalità di spicco e le visite, in particolare ricordo Pirelli. Dall'esperienza teorica, quella pratica in pista con i piloti, analizzando i dati, al simulatore, analizzando i dati anche ai simulatori e approfondendo un po' anche la tecnica, la dinamica del veicolo. MTS is a fantastic mix of classroom, academia and also real life trackside race engineering. That gives the students the perfect introduction. I love the fact we can take the car to the track and give the guys the real experience. Ho sempre lavorato principalmente con monoposto, Formula 3000, Formula 2. Sono 23 anni che faccio l'ingegnere di pista. Mi sembra bello trasferire un po' di tutta questa esperienza a delle persone che sicuramente hanno un po' la stessa passione che ho io. Credo che il risultato più importante sia il fatto che siamo all'80% di placement nel mercato del lavoro. Tra l'altro, alcuni dei nostri ragazzi sono a lavorare nelle massime espressioni del motorsport, quindi Formula 1, Mondiale Rally, MotoGP. Il mio sogno nel motorsport è stare a contatto con le automobili. Il mio sogno è quello di aprire un'officina, preparazioni di moto da pista. Il mio sogno è lavorare in un team, in qualunque campo del motorsport, basta insomma che sto con una macchina. E andare a fare la 24 ore di Spa, quella del Nürburgring e se ci riesco anche quella di Le Mans. Meccanico di moto racing. Come capo tecnico, capo macchina, mi piacerebbe girare il mondo. Meccanico di rally, speriamo. Meccanico di Formula 1 e vincere con la Ferrari. Fare l'ingegnere di pista per la massima categoria e per un top driver sarebbe... Spero di andare a lavorare nel moto mondiale. Poter lavorare sulla progettazione magari dei pezzi e eventualmente il testing, senza diciamo dimenticare la pista. E forse anche avere un mio team. E l'obiettivo principale è vincere. Perché il sogno della mia vita è fare il meccanico di auto da corsa. Il mio sogno è vedere un giorno i paddock dei vari campionati italiani dove ogni team ha almeno un ragazzo dell'MTS.